Che ne pensi dell'aggiornamento di so che non ci giochi neanche, però penso sia un buon aggiornamento. Lo scoprirai fra un po' se è un buon aggiornamento. Sì, gli argomenti, wow. Vabbè, scusami, volevo fare la lotta con te. Quegli occhiali? Ma gli occhiali di quel chibi che sono quasi più grandi della sua faccia? Va bene. I chibi. Abra! Che è a livello 5, quindi c'ha una mossa e basta? Bello. Luis! Sera. Pomeriggio. Pomeriggio. Ah no, ha le mosse invece. Aia! Abra de me! E non è teletrasporto! Aia! Lui è raggio scossa! Aia! È probabile che non prenderò nessun Pokémon che devo scambiarlo, ok? Non prenderò nessun Pokémon che devo scambiare per livellare. Per evolvere. Sei bravissimo, guarda, hai fatto il Pokémon più forte di sempre. Sì, ciao. La scuola Pokémon, andiamocene, dai. Non ci serve la scuola, che cacchio. Pure nel gioco dobbiamo andare a scuola. Che palle. Sì, grazie. Bidoof è pronto ormai. È già pronto, livello 5, basta avanza per il nostro Pokémon schiavetto. Bellissimo. Ok, possiamo andare ora, veramente, possiamo andare veramente. Dove cacchio era la gym? Non mi ricordo mai. Non era in questa città la prima gym, dove cacchio era? Più avanti. Io non gioco a Diamante e Perla da un casino di tempo. Che Pokémon troviamo qua? Oltre alla... Sfera Poké! Antiparalisi. Era a destra? Ma non è vero, non ho detto quello, no bello. Nella città a destra. Nani? Non mi ricordo niente io. Ah, vabbè, ma è quella di roccia. Sì. No, non puoi andare ora. Stronzetto. Hai già visitato la scuola per... No, basta, dai, non mi rompere le balle. Io quanto odio quando ti devono fare i tutorial. La scuola per Pokémon, ragazzi. Cioè, se non andate alla scuola per allenatori... Come potete diventare allenatori fantastici? Sono diventato già un allenatore fantastico da quando, Cristo santo il Dio, ho fatto sto... E poi non volevo consegnare il pacco. Barry, sei voluto partire da solo? Te lo pigli nel... Ecco. Non sei andato a dire a tua madre che te ne vai? Ti meriti questo, Barry. Dovevi rimanere lì bloccato senza soldi, senza niente. La prima palestra potrebbe essere un po' cattiva, nel senso, se non sbaglio. Terzo Pokémon è il dinosauretto, no? Sono un clown. Lo sappiamo che sei un clown. Wow, il coupon. Ciao, Lamano. Buongiorno. Andiamocene per i cacchi nostri. No, ancora ci rompe. Che cosa ho sbagliato ora? È tutto divertente. Non c'è nulla di più divertente, no? Sono qua, stupido rompiballe di un clown. No, devo andare a parlare con i clown. Devo parlare con i clown del cacchio in città. Se no non ti fanno fare niente. Sono dei clown e ti rompono le balle, no? Infatti è quello lì, vedi? Vedi, se fossero pensati anche per gli adulti sti giochi, non ci sarebbero tutte ste rotture di scatole. Eccolo lì l'altro clown. Risposta esatta. Ecco i coupon. Ora devo trovare... quello che mi dava la roba, no? Se ottenevo tutti i coupon. Qual è l'ultimo clown? Qual è l'ultima faccia da... Ho finito. No.
Quanto odio sta roba! Non gioco a Pokémon Diamante e Perla da anni, non mi ricordo mai ste robe. Devo trovare l'ultimo clown, sicuro. Eh beh. Qual era? Girovagando per il mondo ti romperai le palle a farle ca... No, no. Ah, il tizio... Ah, ok. Un Pokécron. Yeah. Sì, l'orologiolino. Sì. Che poi non ha un senso rimetterlo nel remake, perché effettivamente non è un DS che aveva il secondo schermo. Sto roba è inutile così. Con tutta la sincerità è inutile così. Potevano direttamente toglierlo, fare qualcos'altro. Addio, rompipalle. No, Barry. Inizia la prima lotta, Barry. Anche se la Gen 5 è molto meglio come musica. Non mi piace Gen 5, però la musica è più pompata in Gen 5. Sì. Lamero, sì. Credi sia finita qui? No, non è finita qui. Lo so benissimo che non è finita qui. Il rompiscatole d'unberry. E che cacchio. Sì, ma che lo puoi mettere e togliere, va bene. Ci sta, per l'amor di Dio, che lo puoi mettere e togliere. Il vero problema è che non ha un senso logico se pensi che questo non ha un doppio schermo. È lì per rompere le scatole e basta. Barry ti ha lanciato un kit mort. Ma... mamma mia. A livello... Oh no. Oh, Turtwiggo. Merda, tanca. O c'ha il Turtwig tancoso, eh. Attenzione. Merda, oh, quanto tanca. Oh, tanchi troppo, Turtwig. Ma mi son preso il Piplup con la... con le stats peggiori del gioco? Forse me lo sono preso con difesa aumentata. Che cacchio ne so. Come cacchio mi è uscito sto Piplup? Scaltra. Eh no. No. Me lo sono beccato con più difesa e l'attacco speciale diminuito. No. Che palle! Dai! Che palle! Fra tutta la roba mi devo beccare quello cesso! E dai! Non ho neanche controllato! Che la fine, chi se ne frega! Ricomincia da capo! Mi tocca! Attacco rapido! Non lo butteremo mai più giusto, roba, lo sapete, vero? Sto Turtwig è praticamente Gesù Cristo al momento. Attacco rapido! Dai, smettila di usare ritirata, ti prego, mi hai già rotto le balle, Barry. Doxer, sera. Ci manca solo che mi tiri fuori a random una pozione. Ti giuro. Aia, Pierina. Non morire, Pierina. Addio, Pierina. Pierina non ha più energie. È morto. Un attimo solo. Sì, non è sera, ma è sera, ma la gente mi dice buonasera e io mi inconfondo poi, ok? Non mi aiutate voi, capite? È anche colpa vostra. Sì, Barry era cattivuccio. Barry è un po' un rompiballe, sinceramente. Fra tutti gli allenatori, Barry rompeva le scatole come Pokémon, cioè era forte, nel senso, mi ricordo. Auzione. No, God, non puoi morire. Non finirà mai più questo scontro, ragazzi. Non finirà più. Tanto dovrei fargli il coso.
Ritirata. Yeah. Sì, sta diventando Guantec, I know. Sta diventando Guantec, vedete? Non fa neanche più danno come Guantec. Non lo buttiamo mai più giù, eh. Non lo No, dai, ti prego, basta. Cazzo, usazione, rompiballe. Oh mio Dio. Oh mio Dio, non ci voglio credere. Barry, devi andare a fanculo. Barry, devi andare a fanculo. Ce l'abbiamo fatta. Mica Barry, dobbiamo stare veramente attenti, ragazzi. Barry ci può eliminare dalla faccia della terra. Hai sconfitto Barry. Yeah. Ma che succede? Sono inutile. No, tranquillo, tu non hai il complesso di inferiorità di Idiop. Ma vuoi dire che ho perso? Le cose cambieranno. Questa è l'ultima volta che perdo. Diventerò l'allenatore più in gamba. Sì. Tranquillo. Credici. L'importante è crederci. Nella vita quella è la cosa più importante. Crederci. Andiamo a prenderci la Pokéball. Non voglio ver livellare, eh. Non voglio livellare, ve lo dico subito. Cioè, livellare, overlivellare. Quindi cerchiamo di evitare un bel po' di battaglie quando serve. Anche perché sennò diventa tedioso. Turbo sabbia, sai che rottura, mamma mia. Quello è una rottura. Un attimo solo, devo fare il cambio di tipo. Ho comprato la nuova sigaretta elettronica, ma questi tip fanno letteralmente schifo a confronto della vecchia. Papara, 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 papara. Più che altro devo livellare quello Starly. Non è malvagio alla fine. Non è il mio Pokémon volante da voler avere per questa run, però... Ma sinceramente no, è una stronzata la prima volta. L'incubo diventa quando la vai a fare la seconda volta. Quella è l'unica cosa che mi sono spoilerato alla fine dei conti. È arrivato Joe e mi fa... ma sai che hanno reso la Lega impossibile? Che cos'è successo? Alla prima. Vieni qua, Shinx. Vieni qua subito, istantaneo. Istantaneo. Me l'ha ucciso. Cazzo. Ora quando mi è che mi riesce Shinx? Credo che non ci siano le mega evoluzioni, sai? Non credo ci siano. Se le sono un po' dimenticate le mega evoluzioni. Sono belle però. Cioè, se c'era una cosa che a me piaceva, non erano le mega evoluzioni. Molto meglio del Dynamax, secondo me. Molto più divertente la mega evoluzione. Mega evoluzioni e mosse Z erano carine. Il Dynamax non è che... Wow, che figo. Tutti i Pokémon hanno le stesse mosse. Non c'era nulla di bello nel Dynamax, sinceramente. Spero che non lo portino avanti con i prossimi giochi. Proprio zero Dynamax. Per favore, dai. Uno Shinx. Me ne basta uno. Uno. Ne voglio uno. Ne voglio uno per la mia run. Non volevo fare questo. Dovete capire che io sto praticamente facendo questo. Cioè, per farvi capire come lo sto giocando, non lo sto giocando dallo schermo, ok? Lo sto giocando da così. Quindi quando io metto questo, esce cosa, no? Quindi io non vedo... Dove c'è la mia cam, io non vedo cosa c'è. Big Lul. Questo c'ha una squadra di Bill.
Prepariamoci alla squadra di Bidoof, perché ovviamente quella non può mancare. Fondamentalmente non so cosa ci sia dietro. Se c'è un allenatore, io non lo so. Ci servirà un Pokémon di tipo erba, però non lo so, dalla quarta gen non è che ce ne sono di troppi fighi. Che prendiamo di Pokémon di tipo erba? Non so chi prendere, sinceramente, tipo erba. In effetti è vero, ma non ho tirato fuori il green screen, no, è un macello. Starly, eccolo di nuovo. Roserade però è carino, dai. Quello ci può anche stare. Roserade lo potremmo anche fare, in effetti. Che botta, sono fatto come una pigna. Vabbè, lasciamo perdere. Sì, Roserade ci può stare, dai. Non è un brutto Pokémon alla fine. Ci può stare. Solo che, se non sbaglio, è uno di quei Pokémon che evolve solo se è femmina, no? Non faceva quel macello? Che evolveva solo se è una femmina? Allora, in questa grotta ci prenderemo qualcosina, probabilmente. Non so cosa, ma non so chi, però ci prenderemo qualcosina. Grazie per l'MT. Cos'è, Spaccaroccia? Era Spaccaroccia? Sì, Spaccaroccia. Perfetto! Ah, sì, ecco, no, infatti, Bidoof lo potremmo anche usare come Pokémon vero e proprio e non come Pokémon coso. Ok. No, Zubat lo skippiamo, ragazzi. Zubat proprio no. Anche però... Però, un attimo solo, devo andare a vedere una roba subito veloce. Zubat Pokémon... Un attimo solo. Zubat Pokémon Central Wiki. Evolve in Golbat e... Però, no, non volevo quello... Le evoluzioni, Cristo. Come si faceva Crobat? Ah, l'affetto! Però... Crobat sarebbe figo, eh? Crobat ci sto facendo un'ideina, eh? Crobat come volante, tipo... Non è malvagio, eh? Crobat cos'era? Veleno volante? Io prenderei Crobat, ragazzi, eh? Prenderei Crobat. Io proverei a catturare un Crobat. Facciamo Zubat, ce lo teniamo dentro nella squadra, che così evolve tranquillamente. Tanto si evolve... Si evolve anche al 23, praticamente. Al 22 diventa Golbat, al 23 può già diventare Crobat. Non sarebbe malvagio, eh? Non sarebbe malvagia come idea, ragazzi. Come lo chiamiamo, Zubat? Mosca? Dai, è un nome bello. 30 secondi, avete tempo, dite un nome, io lo chiamo. Dracula è troppo comune. Manbat. A posto Batman, Manbat. Ci sta. Manbat. Ci sta. Manbat. Più carino di Batman in generale. Dai. Cazzo. Batman. Come funziona ora per spaccare le rocce? Devo usare... Che cacchio di tasto era? Come si usa? Non ho capito come si usa. Sì. E voi mi dite che questa roba è buona? Voi mi dite che questa roba è decente? No, perché fa schifo, ragazzi. È letteralmente una merda, una roba così. Scusate, ma è una merda. È fatto male, sta roba. Parliamoci chiaramente. Scusate, ma è fatto da culo, eh.
Non veramente. Dai, no. Non mi state venendo a dire che io devo fare questo ogni volta che voglio usare la roba, eh? Giuro veramente, se io devo fare questo. Ah, non le posso ancora usare. Ah, sì, serve la medaglia. In effetti è vero, ci ho pensato ora. Però a prescindere, se devo fare quello è da scrivere. No, non lo prendiamo già, lo ammazziamo e basta. Comunque a prescindere non è fatto bene quella roba. Ah, ho imparato fascino, chi se ne frega. Quelle sono le cose che proprio sono stupide, non la dovevano mettere. Brutto colpo, ci sta. Ok, va bene. No, perché già mi sono spaventato quando ho visto quella stronzata lì. Scusate se schippo gli allenatori, diventa troppo facile, se no. Eccoci. Taradaradam. Dan 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 dan. Hai perso. Ah no, è vero, dovevamo andare nella cava. Uzio. Andiamo un attimo a... Golem non è male, ma c'è un piccolo problema a scambiarlo. Ti ricordo che lo devi scambiare per farlo evolvere. Quindi lasciamo perdere. Dobbiamo... Tutti i Pokémon che si evolvono per tramite scambio li lasciamo perdere. Pam 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 pam. La musichina è bellina alla fine. Pesa X. Il bambino ha il cappello più grande di lui, sì. È la cosa brutta dei cibi. I cibi sono brutti in questa roba. Con tutta la sincerità, non sono belli da vedere. Ok. Potevano fare roba più interessante. Vai, Piplup. Non volevo usare botta. La tempesta. Ok. Voi dovete spiegarmi come si può avviare una tempesta di sabbia dentro una grotta. È magica la cosa, eh? Un po' magica. Ciao, Geodude. Sasso, beh. Se non sbaglio, però, lo devo avere solo in squadra Zubat per aumentargli la felicità, se non sbaglio, no? Non c'è bisogno che lo devo usare e robe così, deve solo stare primo. Minchia, si incastra in tutto il cibi. Tang! Spacca roccia! Pugno. Ciao. Adesso arrivo, tranquillo. Devo prendere un po' di risorse. Un altro coso, vero? Un altro gioco. Divertente. Sì, ai Pokémon di tipo roccia. Vabbè, non ho preso Piplup per fare sta palestra easy, nel senso, spieghiamoci. No, ha supportato il colpo. Però, no, non ce l'ha all'inizio. Non ce l'ha all'inizio, fra capo. Nella prima non ce l'ha. Nella prima battaglia non ce l'ha. La prima battaglia di tutte le cose che faremo è abbastanza easy. È una playthrough normalissima. È quando li vai a rifare che diventano difficili. Ce li hanno tipo al 90 i Pokémon. Una roba del genere. So che Camilla c'ha i Pokémon al 90, tipo. Cynthia. Meglio chiamarla Cynthia, che ha un nome più bello. Mi sta venendo già la voglia di usare quella fune di fuga, ve lo posso giurare. Mi sta venendo tanta voglia di usare quella fune di fuga, ragazzi. Ve lo posso giurare. Mi sta venendo voglia. Però stiamo livellando, dai. Che repellente, siamo all'inizio. Non ho detto quello.
Lisi. Non facciamo i bambini cattivi qua, oh. Che cacchio. Ciao Geodude. Perfetto. Ma direi che con Piplapal 12 sinceramente possiamo andare tranquilli. Si incastra in tutto. Madonna. Hortense, buon pomeriggio. Sì, però attenzione, quello che è al 14 è quel cacchio di dinosauretto con la testa rotonda, non mi viene il nome del Pokémon. Non è proprio facile da battere, eh. Se non sbaglio aveva tipo mosse bastardine da usare. Non è proprio facile. Granidos dovrebbe essere. Non me lo ricordo il nome. Lo sapete già, i nomi non me ne ricordo. Poi se sono quei Pokémon che proprio mi fanno cagare. No, che non deve imparare il rotolamento. Deve imparare l'MN, lo strunz. È diverso. Andiamo. Ma sì, direi, ci curiamo un attimo il Pokémon giusto per... Finirò tutta sta bottiglia entro la fine della live, sapete? Sappiatelo. Pluff, pluff, pluck, pluff. Ok, ciao. Andiamo, prima palestra! E poi finiamo anche il primo video effettivamente per la live. Prima palestra! Dan, 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 dan. Facciamo gli allenatori però, dai. Cosmis, buon pomeriggio anche a te. Yannick. Niente il nome. Sì, alla fine sì, quello, Lisi. Ma io non gioco mai competitivo. Io gioco solo per catturarli tutti. Mi piace quello. Mi piace catturarli tutti. È la cosa che mi diverte di più. Fine. Come va? Abbastanza bene. Sperando che dicembre non sia un altro mese di merda come per quest'anno, perché luglio, agosto, settembre, ottobre e un pochino di novembre sono stati mesi di merda tutti di fila, quindi speriamo dicembre sia un mese buono. Ma sì, ma anch'io sì, fondamentalmente faccio quello, batto la Lega, catturo tutti i Pokémon e poi smetto di giocare a Pokémon. Faccio quello, veloce, divertente, non vado oltre, non vado a fare il competitivo. Il competitivo di Pokémon è palloso, a dir poco. È palloso perché devi stare lì a fare talmente tante robe in un gioco che si basa anche sull'RNG. No, personalmente cosa? Personalmente, sì, siamo già anche overlivellati, sinceramente, per quanto mi riguarda. L'abbiamo già al 13, con pistola acqua facciamo veramente fuori tutto, quindi... È l'ultimo Pokémon che abbiamo contro che sarà la rottura. Dopo tutti gli altri, così facciamo. Sperems, spera. Pierin è salito. A posto. Andiamo. Oh no, ho perso, che umiliazione. Sono nella palestra del tizio e faccio cacca. Sì. Salve, benvenuto alla palestra di Mineropoli. Io sono Pedro, il capo palestra. Sono un allenatore che ha dedicato la propria vita ai Pokémon di tipo roccia. In quanto capo palestra, il mio compito è quello di valutare il tuo potenziale di allenatore. E per farlo, dovrò mettere alla prova i Pokémon che lottano con te. Ok. Pam, pam, pam. Sì, no, qua Chimchar è lo schifo più assoluto. Parte la sfida di Pedro, capo palestra.
Manda in campo Geodude. Infatti il metodo migliore è che ti prendi un Pokémon, un Pokémon che possa rectargli un attimo all'inizio. Primo Geodude andato. Sì, quello era figo. Ma già il 9 è buono, dai. Onix! Vabbè, la prima sfida, dai, ragazzi. Poi ci siamo presi Piplup, è un po' facile così. Avvero... Non sono stato cieco, l'ha usata veramente. Pog! Pog sono intelligenti. Ok. Attenzione. Attenzione. Attenzione, ragazzi. Attenzione veramente. Posso solo dire questo. Attenzione. Ha usato Levitoroccia. Ha preparato le mosse per gli switch. Non ci credo. Non ci credo. Non ci credo che ha usato una mossa così. Botti in testa, ciao. Oh, uff, Piplup. Resisti. Non può essere. Non posso arrendermi. Non ancora. Allora, dovremmo resistere a un'altra mossa. Quindi andiamo diretti. Ah, ha usato Fulmine Sguardo. Si è ucciso. A posto! Siamo i campioni della prima palestra. Yeah. I Pokémon ricevono punti esperienza. Yeah. Vabbè, ma lo sguardo lo toglieremo. Hai sconfitto Pedro! Impossibile! I Pokémon che avevo allenato con tanta cura. Hai vinto. È imbarazzante, ho perso contro un allenatore che non ha neppure una medaglia. Beh, così è la vita, tu hai lottato bene e io male, c'è poco da fare. Le regole della Lega Pokémon sono chiare: chi batte il capopalestra riceve una medaglia. Tieni, ti consegno ufficialmente la medaglia carbone della Lega Pokémon. Papparapà, presa. Hai ottenuto la medaglia carbone da Pedro. A post. E questa è anche la prima parte, un'ora spaccata praticamente. Ora che hai la medaglia carbone, puoi usare la mossa MN spaccaroccia al di fuori della lotta. Tieni, prendi anche queste. Grazie, MT76. La vedo sporca, puliscila un po'. Sai che non so se si può fare. Levitoroccia. E poi prendi anche questi, sono i bolli che uso io. Ti prego di accettarli, hai ricevuto i bolli usati da Pedro. Che cacchio è? A proposito, le MT ti permettono di insegnare una mossa a un Pokémon in un attimo, dopo averla usata e bla bla bla. Ok. Ragazzi, per quello che è il video, è stato un piacere. Grazie mille per aver visto il video. Lasciate un bel like, commentate se siete nuovi sul canale. Considerate l'iscrizione. Vi ricordo che mi trovate in live sul canale Twitch quasi ogni sera alle 21. Comunque trovate la lista delle live sul canale Discord e anche sul post community. Detto questo, noi ci becchiamo al prossimo episodio di Pokémon Perla. Ciao a tutti, ragazzi.